Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e preghi il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Care sorelle e cari fratelli, il cammino quaresimale che inizieremo domani ci prepara alla Pasqua, un tempo per la conversione. E lo inizieremo con l'imposizione delle ceneri, proprio come dice la giornata, mercoledì delle ceneri. Non c'è conversione autentica se non coinvolge il cuore, se non si incarna in gesti concreti, se non rappresenta un sincero ritorno a Dio. La Quaresima inizia con un giorno di magro e digiuno e di solenne convocazione. La parola di Dio che ascolteremo ci invita a riconoscere nel tempo quaresimale un'occasione favorevole, un dono per la riconciliazione con Dio, e ci rappresenta i criteri che caratterizzano la giustizia nuova del cristiano. Un nuovo cammino verso la Pasqua si apre e la Quaresima ripropone l'impegno, e lo sentiremo nel Vangelo di Matteo, l'impegno della preghiera, l'impegno della penitenza, l'impegno della carità. La preghiera necessita sempre più del recupero del suo grembo naturale, che è il silenzio. Il silenzio è necessario non tanto perché l'ambiente che ci circonda ci induce a pensare che quanto più si alza la voce, più ci si impone con le proprie ragioni, quanto piuttosto perché anche il nostro rapporto con Dio rischia di perdere lo stile del vero orante. Se è vero che la preghiera è l'espressione più alta e più perfetta del dialogo, se vissuta nell'autenticità, è pur vero che diventa l'alfabeto essenziale della comunicazione con il Padre e lo spazio necessario per l'ascolto paziente e il dialogo autentico con il prossimo. La penitenza. La penitenza rende possibile la sobrietà, che è il vero antidoto allo spreco.
Se il consumismo elabora la cultura dell'inutilità, la sobrietà ci aiuta a riscoprire l'essenzialità. L'avere molto fagocita la dispersione e ci rende incapaci di tendere a quella sola cosa che è necessaria, di cui parla Gesù a Marta, la sorella di Maria e di Lazzaro. Potremmo allora vivere il digiuno come profezia, astenendoci non tanto da un pasto, quanto piuttosto dall'ingordigia. Più che non sederci a tavola, perché noi digiuniamo, dobbiamo invece aggiungere un posto a tavola per chi è solo. E più che a non mangiare il pane, dovremmo sempre di più imparare a spezzare il pane. Se ci innamorassimo di Cristo lasciando tutto, così come nella vita ci siamo innamorati di una creatura, di un'idea, di uno sport, veramente il mondo cambierebbe. Non tanto perché abbiamo lasciato vuoto il piatto, quanto piuttosto perché abbiamo arricchito lo spirito. E poi la carità. È pernicioso cedere alla tentazione di identificare la carità con le nostre opere di carità. Per liberarci dall'angoscia dell'egoismo non basta dare qualcosa agli altri, bisogna invece stemperare la bramosia del possesso con la disponibilità al servizio. Le cose date di fronte al bisogno, più che cambiare la situazione, illudono la nostra devozione. Il servizio rivoluziona l'ambiente sociale, ci allontana dalla logica dell'interesse e ci avvicina all'esigenza liberante del dono. Mai dovremmo dimenticare l'antico slogan quaresimale: ci si converte amando e si ama condividendo. Siamo nel santuario di Santa Maria dei Miracoli. Prendiamo esempio dalla Vergine Maria, la nostra madre e maestra spirituale, la Vergine del silenzio, la Vergine che si è donata totalmente al Signore, la Vergine che ha compiuto la volontà di Dio. Ogni momento della nostra esistenza è segnato da questi impegni. Eppure il tempo quaresimale ha un'efficacia particolare perché è memoria viva e attuale del cammino pasquale di Cristo, del suo sì alla volontà del Padre nel segno di una persona e di una comunità che, seguendo Lui, si converte. Un bellissimo canto che riecheggia nelle nostre chiese. Una formula dice: Signore, ascolta, Padre, perdona, fa che vediamo il tuo amore. Nella nostra diocesi di Lugano abbiamo un altro testo significativo usando la stessa melodia e dice: a noi tuo popolo che a te ritorna, dona la pace, Signore. La Quaresima è proprio questo: ritornare a Dio. Incontrare questo buon pastore che ci perdona e, se lo vogliamo, possiamo fare esperienza del suo amore. E allora, carissimi, buona Quaresima a tutti voi.